subito il benvenuto a Gianluca Lobefalo, CEO QW Capital. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio, bentrovati a voi. Allora, stiamo vedendo comunque una seduta, almeno negli Stati Uniti, sulla parità, buoni i dati sul mercato del lavoro, non così sui beni durevoli, però ciò che ecco, ci fa ragionare sono i movimenti sul comparto obbligazionario. Come, ecco, qual è, diciamo, la tua interpretazione di tutto ciò che accade in termini, anche se vogliamo, di curva dei rendimenti? Eh sì, la curva dei rendimenti effettivamente ha iniziato ad acquisire sempre più interesse e attenzione da parte degli investitori. In realtà, per persone come me che nascono nel mondo obbligazionario, in realtà sappiamo perfettamente che non tanto il livello assoluto, ma la differenza della curva, quindi il flattening o lo steepening, quindi la differenza maggiore o minore tra la parte lunga e la parte breve, sono estremamente significativi. Quindi si guardano sempre con molta attenzione, e particolarmente tra il 10 e il 2 anni, o il 30 anni e il 5 anni, hanno una particolare rilevanza. Il motivo per cui si guardano questi punti è perché si ritiene in genere, è un'evidenza empirica più che una regola scritta, che in realtà i cicli di aumento di tassi durano tra i 2 e i 5 anni in media negli Stati Uniti, perciò si guarda alla parte a lunga 10 anni verso il 2 anni, o la parte a lunga 30 anni verso il 5 anni. Detto questo, stiamo parlando di spread, di differenze che sono passati dai 150 punti base alla fine dell'anno scorso ormai a 20 punti base per il 10-2 anni e 17 punti base tra il 30 e il 5. Questo è molto significativo, perché poi se andiamo a guardare per esempio la differenza tra 10 anni e 2 anni, che al momento è di 20 punti base, ma l'andiamo a guardare su quelli che sono i tassi forward, cioè quello che il mercato sconta fra 2 anni, la differenza tra 10 anni e 2 anni è negativa. Cioè, che ci sta dicendo? Che il mercato sconta che o un decisivo delle aspettative di inflazione in forte ribasso nei prossimi 2 anni, quindi in teoria l'inflazione avrebbe una componente di temporaneità a 2 anni, non quella di cui si parlava prima, ma in realtà è anche un problema di aspettativa sulla crescita, quindi la fine di un ciclo macroeconomico espansivo, che è un po' la view che ha evidenziato molto Wilson di Morgan Stanley negli ultimi mesi, dove evidenziava come dei rally in mercato azionario potevano essere considerati dei rally in un mercato bearish. Insomma, è un po' presto per definire il mercato in cui siamo, in un mercato bearish con semplici rimbalzi, però l'evidenza che arriva dalla curva dei rendimenti effettivamente non fa ben sperare sulla crescita macroeconomica. No, no, assolutamente sì. Poi, per carità, ne abbiamo parlato anche sulle fonti, che non sempre, diciamo, questa inversione che è accaduta lunedì, credo martedì di questa settimana, poi adesso non è così come hai detto tu, ci sono più o meno 20 punti base di differenza tra il biennale e il decennale al momento, però non sempre, diciamo, vuol dire che indica una recessione imminente. Detto ciò, però, rimane qualche dubbio, almeno per il primo trimestre del 2022. Parlando della Fed, Powell ha detto in diverse occasioni questa settimana che ecco, la priorità assoluta è calmierare l'inflazione. Si è dimostrato molto più falco questa settimana rispetto a settimana scorsa durante la conferenza stampa, e dunque probabilmente ci saranno addirittura dei rialzi di 50 punti base. Ora, tra qualche istante affronteremo anche lo stesso argomento Fed e inflazione, ma detto ciò, una Fed più falco rispetto a ciò che hanno già apprezzato i mercati, cosa significa per l'equity? Sì, allora sul discorso recessione mi permetti di aggiungere soltanto un piccolo dettaglio. La curva di 2 anni è un indicatore estremamente affidabile sulla recessione, però ha un fattore previsivo di 12-18 mesi, o si può dire 9-18, quello è un pochino il trend, quindi non è che indica un'inflazione, una possibilità di recessione imminente. Detto questo, e ha purtroppo una capacità previsiva molto, molto forte, un hit ratio molto alto. Tieni conto che in realtà, secondo alcuni ex funzionari Fed, in realtà la Fed non guarda al 2-10 anni, ma guarda ad un punto della curva leggermente diverso, cioè loro guardano la differenza tra il 3 mesi fra un anno e mezzo, quindi il 3 mesi forward 18 mesi e il 3 mesi attuale, che in realtà invece è un momento molto steep. Quindi in teoria uno potrebbe dire: ma come mai la Fed ha continuato a essere così hawkish nel momento in cui invece la curva dei rendimenti dava un segnale opposto? In realtà sembra che loro guardino un'altra parte della curva. Detto questo, è indubbio che la Fed è stata molto più hawkish, e secondo me ancora più delle parole di Powell. A me ha colpito le dichiarazioni di James Bullard, che è il presidente della St. Louis Fed, che durante l'amministrazione, per dire, Yellen, era considerato in assoluto il più dove, quindi quello che in teoria cercava sempre di calmierare i mercati.
e mi colpisce essere stato lui l'unico dissidente dai voti. Lui voleva già un aumento di 50 basis point a marzo. Sì. È stato ancora più hawkish il giorno dopo l'incontro al NAB, cioè National Association of Business Economics, dove Powell ha reiterato la sua view hawkish. Secondo me qui è un discorso che la Fed vuole mandare un messaggio al mercato, vuole chiaramente individuare e far percepire, far apprezzare al mercato che adesso la Fed è in un gioco diverso. Ha nel passato, sì, chiaramente cercato di mantenere la stabilità finanziaria e dei prezzi, quindi inflazione, ha il doppio mandato di mantenere quanto più possibile l'occupazione ai massimi, quindi la full employment, ma in realtà al momento ha un bisogno di ristabilire la propria credibilità sia nei confronti dell'inflazione che nei confronti del dollaro. Qui il discorso è un problema di mantenere il dollaro come reserve currency. Abbiamo già visto, per quanto è sembrata una reazione dovuta alle pressioni, alle sanzioni verso la Russia, che la Russia inizia a dire ai suoi controparti: dovete pagarmi il ruble. Chiaramente al momento non è molto significativo perché è all'interno di una guerra, però se domani la Cina dovesse dire allora andiamo avanti anche col progetto che già 2 anni fa avevamo con Saudi Arabia, per cui le nostre transazioni in dollaro vengono le settime in yuan, guarda che questo è significativo, perché fino a un anno fa non era neanche pensabile che qualunque transazione, per esempio in petrolio, venisse non fatta in petrodollari, quindi venisse fatta in dollari. Il semplice fatto che anche una piccola parte inizia a non esserlo è un cambio epocale, e perciò la Fed deve essere hawkish. Questa è la vera partita. Ecco, torno alla mia domanda: quale potrebbe essere l'impatto sui mercati di una Fed molto più falco rispetto a ciò che hanno già apprezzato? Allora, hanno già apprezzato è un big question mark, cioè è difficile riuscire a capire ad oggi quanto il mercato realmente abbia realizzato e prezzato. In teoria dovrebbe averlo già apprezzato, perché lo hanno detto in maniera abbastanza chiara. Quindi uno potrebbe anche argomentare: ma guarda che il mercato ha reagito, sembra aver digerito bene questa Fed più hawkish. Questo è un lato. Dall'altro, secondo me, c'è un discorso che c'è quasi una reazione pavloviana dei mercati, che sono stati abituati negli ultimi 10 anni ad avere una Fed sempre come supporto. Quindi non è così facile nel giro di pochi mesi cambiare una reazione, un movimento di reazione a cui si è abituati. Ogni volta che i mercati si indeboliscono, la Fed interviene un po' a supporto, che è stata soprattutto la Fed Bernanke, e se vogliamo in minor parte Yellen, ma soprattutto Bernanke, per cui si è creato un riflesso quasi condizionato. Bisogna capire quando verrà, diciamo, internalizzata la nuova Fed. C'è il cosiddetto, come dico in inglese, there is a new sheriff in town, c'è un nuovo sceriffo. Effettivamente Powell ha ripreso le sue vesti di quando era nel Consiglio già dal 2012, di essere molto più rigorista, molto più allineato a Volcker che a Bernanke, e quindi effettivamente io credo che i mercati inizieranno a apprezzarlo. Ripeto, però questo va a vantaggio della robustezza dei mercati. Se i mercati, grazie a una Fed più hawkish, ritornano a reagire ai fondamentali, non più al bilancio della Fed, è un bene per i mercati. Ottimo, invece ecco rapidamente la questione dollaro che avevi appunto accennato. A parte che la Russia, anzi Putin ieri ha detto che accetteranno pagamenti per quanto concerne le consegne di gas in Europa in rublo, che è stata una mossa senza alcun dubbio molto furba, cioè molto intelligente probabilmente. Detto ciò, però, i contratti di lungo termine sono in dollari, quindi vorrebbe dire, come dire, infrangere tra virgolette la legge, perché il contratto è fatto ovviamente di sotto punto di vista legge, nel senso che bisogna poi rispettare le clausole, quindi non si sa perfettamente se effettivamente i paesi europei potranno fare gli acquisti in rublo se dovranno farlo, se volessero rispettare perfettamente i contratti. Detto ciò, ecco, è a rischio, diciamo, la dominanza del greenback, cioè del dollaro a livello globale, perché l'hai detto anche tu, i sauditi cercheranno di accettare i petro yuan, non solo i petrodollari, e poi ovviamente la Russia cerca di sollevare in qualche modo la loro valuta, che è crollata completamente. Quindi che cosa significano queste mosse che abbiamo appena elencato per il dollaro e la sua la sua potenza globale? Sì, allora, un chiarimento sui contratti Russia-Europa. In realtà la regola internazionale prevede che i contratti che sono in esecuzione non possono essere modificati. Allora, su gas e petrolio, se non erro, andiamo avanti a un anno.
Quindi vorrebbe dire che se lui dovesse chiedere il pagamento etc. delle attuali transazioni, a come dici tu, non rispetterebbe la legge. Però se lui lo propone forward, cioè per quelli dal prossimo anno, anno e mezzo, se non ero questo to be verified, in realtà non stanno infrangendo la legge. Il problema è chiaramente un rischio di shift di paradigma. Ora, per il mondo in cui siamo stati abituati a vivere noi, il dollaro ci ha dato una garanzia e io da persona cresciuta nel mondo occidentale, comunque filoamericana, mi auguro che il dollaro rimanga, però è ovvio che adesso è messo in discussione, anche perché se tu vai a vedere dallo scudo portoghese del 1500, poi allo spagnolo, al francese, all'olandese, poi al pound inglese, fino ad arrivare agli Stati Uniti, le reserve currency hanno sempre un periodo limitato, non sono infinite. E addirittura, se prendiamo la prima, che era il sesterzo romano, se vogliamo andare indietro i 2000 anni, vediamo che hanno un pattern comune: quando si raggiunge un eccessivo livello di indebitamento, per cui si provoca una svalutazione, quello è il primo vero rischio di uno stato di riserve currency. Io dicevo sempre, quando parlavamo nelle primi nostri incontri, durante purtroppo il terribile periodo della pandemia, dicevo: spero che questo virus ce lo metteremo più presto alle spalle, ma il vero virus al di fuori di quello medico è il debito. Ora, il problema è quello: quando una valuta è collegata ad un'economia che eccede in debito ed è molto difficile non farsi prendere la mano, quello è la prima causa, il primo seme che può portare a una caduta della reserve currency. Dall'altra parte però c'è la Cina, che anche lei si è indebitata tantissimo. Questi giorni stiamo vedendo Evergrande, che ha dichiarato che non è in grado di emettere i propri report perché è stata messa in discussione, è stata sospesa la sua valutazione, il suo listing a Hong Kong. Caixa, un secondo grosso developer cinese, non sta ha individuato che non potrà pagare i bond internazionali. Quindi dall'altra parte non c'è un mondo che non è indebitato. Allora forse la posizione di Poznar, Zoltan Poznar, ex Fed, adesso capo dei tassi di interesse Credit Suisse, e cioè di immaginare un terzo Bretton Woods, cioè una reserve currency eventualmente digitale garantita da un basket di commodity tra cui l'oro, potrebbe effettivamente essere la vera minaccia. Io non credo che passeremo da un dollaro a un yuan, cioè non sarà un mondo che si sposta da uno a un altro. Potrebbe essere o bipolare, quindi più reserve currency, o forse finalmente l'arrivo di reserve currency digitali accettate e controllate dalle varie banche centrali, non da ultimo Canada e Australia hanno appena annunciato che sono nella fase finale del loro test della famosa Central Bank Digital Currency. Quindi se queste hanno un appiglio con un qualcosa di reale, di tangibile, tipo oro o altre commodity, perché no? Ecco, però questa, diciamo, cryptocurrency di cui stavi parlando non potrebbe essere, giusto per chiarire per chi ci segue ovviamente, non potrebbe essere il Bitcoin, perché non è sostenuta da nulla. Al momento il Bitcoin, nello stato in cui è, non ha un aggancio ad un asset reale. Quindi non sembrerebbe soddisfare, esatto, cioè è basato su... Cioè non potrebbe essere appunto per questo motivo, immagino. Non lo potrebbe, esatto, secondo quello che stanno, diciamo, evidenziando le banche centrali. Tieni conto che la Banca del Canada lavora con l'MIT, che in quanto a reserve currency sono l'università più avanzata al momento, hanno un centro dedicato. Australia anche, hanno lavorato con MIT, hanno un think tank molto importante e sostengono che loro vorrebbero andare verso la direzione di Ethereum 2. Ethereum 2 è un nuovo paradigma che rispetto a Ethereum 1 ha il vantaggio che è, diciamo, energy friendly, quindi a differenza di Ethereum 1 e di Bitcoin non richiede un grosso dispendio di energia ed ha una struttura flessibile, quindi sui ledger di Ethereum 2 effettivamente si potrebbero inserire delle stable coin che hanno le caratteristiche che le banche centrali cercano, cioè una valuta garantita da un basket di commodity. Ora, dire da oggi che il Bitcoin sicuramente non ha spazio in questo mondo è un po' presto, è anche il primo cryptocurrency, quindi anche per rispetto storico non mi sento di escluderlo, però obiettivamente non sembra avere le caratteristiche di ancoraggio reale che una banca centrale accetterebbe per sostituire la propria valuta con una valuta cripto digitale. Ecco, sarei molto
sorpreso se venisse sostituito con un qualcosa che non ha un ancoraggio reale. Questo non significa che il Bitcoin domani sparisca, assolutamente. No, 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 assolutamente, questo mi sembra anche abbastanza chiaro. In questo contesto magari uno si poteva aspettare un rialzo più marcato delle criptovalute. Vedo che il Bitcoin rimane nel range $40,000, precisamente $43,744, l'Ether anche al rialzo oggi quasi del 2%, $3,096. Per carità, i livelli sono altissimi in dollari ma anche in euro, mi sembra anche abbastanza ovvio, però magari uno poteva anche aspettarsi un ritorno verso i massimi, cioè ben oltre i $65,000, in particolar modo per il Bitcoin. Come mai non è avvenuto? Ma allora, al momento il Bitcoin chiaramente, se vogliamo, ha fallito il primo test di oro digitale, cioè mantenendo la sua validità e la sua grande innovazione tecnologica, intellettuale, matematica, non è però, non ha assunto il ruolo di oro digitale, perché ha una correlazione quasi il 90% col Nasdaq, quindi non è sicuramente, non ha svolto per il momento il ruolo di bene rifugio, piuttosto anzi di strumento estremamente speculativo. Questo non vuol dire che non lo potrebbe diventare. Il mio feeling è che, se veramente vogliamo parlare di un digital gold, quindi un nuovo safe haven nel mondo digitale, comunque deve essere un qualcosa che debba essere ancorato a un qualcosa di reale. Sembra uno simbolo, sembra una contraddizione, ma in realtà la versione digitale dà un grande apporto, porta una decentralizzazione della finanza, va benissimo. Però un ancoraggio ad un qualcosa di tangibile è necessario, se no costruiamo il nulla sul nulla, siamo nel fiat currency digitale. Ma qual è il vantaggio rispetto a un fiat digitale? Ecco. Molto interessante il tuo discorso veramente sulle criptovalute e anche su possibile moneta di riserva, criptomoneta in questo caso sostenuta, come si dice, backed by qualcosa, e cioè sostenuta da qualcosa che potrebbe essere oro o altro asset importante. Ultimissima domanda, veramente brevemente, che dobbiamo andare in pausa pubblicitaria. È uscito il bollettino della BCE, ciò che abbiamo visto è una conferma di ciò che ci dicevano tanti dei nostri ospiti prima che banchieri centrali lo affermassero, cioè l'inflazione non sarà transitoria, anzi per niente, ci sarà ancora un ambiente di pressione inflazionistica a rialzo legato ai prezzi delle materie prime, prezzi energetici un po' a causa della guerra. E quindi in qualche modo voi state cambiando il vostro posizionamento sull'equity europeo o meno? Allora, più che altro quello che sarà sempre più centrale è lo stock picking, cioè le storie specifiche di singole società. Quindi non è una valutazione macro se l'Europa piuttosto che gli US, è un discorso che in un ambiente con tassi in rialzo e in un ambiente inflattivo, ovviamente le società che hanno la capacità di potersi rifinanziare per hanno beneficiato e le altre no. Ti faccio un esempio per chiudere: lo Standard & Poor's sono 500 società, ci sono 2.7 trilioni di liquidità, e quindi uno dice, figurati, con tutto questo cash non ci sarà problema per le società a rifinanziarsi nel momento in cui aumentano i tassi di interesse. Sì, ma questi 2.7 trilioni sono nei bilanci delle 10 prime società, le altre 490 società dell'indice non hanno il cash per fronteggiare un aumento dei tassi, se non emettendo un nuovo debito che implicherebbe tassi più alti. Quindi questo che vuol dire? Che in un ambiente di tassi più alti il problema è per le zombie company, cioè ci sarà finalmente una fine di questa zombificazione un po' alla giapponese, dove finalmente si inizierà a vedere, a differenziare i virtuosi dai viziosi. Quindi non è tanto Europa verso gli US, ma è qualità verso non qualità. Questo è importante. Ottimo, questo anche era una sottigliezza piuttosto importante. Grazie mille, come sempre, Gianluca Lobefalo, CEO QW Capital. Alla prossima, buon lavoro. Grazie e buona giornata.